Giona, capitolo 4. Ma il Signore Dio vide che gli abitanti di Ninive si erano convertiti dalla loro malvagità e si ravvide del male che aveva minacciato loro di fare. Come prego? Ma il Signore Dio vide che gli abitanti di Ninive si erano convertiti dalla loro malvagità e si ravvide del male che aveva minacciato loro di fare. Prego, siete sicuri? Il Signore che si ravvede, oh, oddio! Oh, si vede che voi proprio non lo conoscete. Lui è il Santo Benedetto, è l'essere onnipotente Signore e Creatore. Non è mica un peccatore che deve ravvedersi. Santo cielo, è lui che decide le regole del gioco. Come fate a dire si ravvide? Non si ravvide un corno. Ora incenerisce la città di Ninive come aveva promesso. Stop, punto. Ma il Signore Dio vide che gli abitanti di Ninive si erano convertiti dalla loro malvagità e si ravvide del male che aveva minacciato loro di fare. E no, non li incenerì. Oh, adesso però me la prendo male, eh? Che diavolo, esigo delle spiegazioni. Gli abitanti di Ninive si erano convertiti dalla loro malvagità. Avevano fatto penitenza, digiuno. Ognuno aveva rimediato ai torti che aveva fatto. Chi aveva rubato restituiva 7 volte tanto. E lo stesso re Osnappar faceva demolire il suo palazzo per restituire ogni mattone al legittimo proprietario. Il Signore Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore, si commosse nel vederli ravveduti e li perdonò, e no, non li distrusse. Diamine, 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 diamine! Ma questa cosa che si convertono? Non è mai successo che un malvagio si convertisse, proprio ora si dovevano convertire? Oh, dannato re Osnappar! Si sono forse convertiti quelli che Geremia minacciava e quelli contro cui predicava Elia? Oh, santo Dio, tu non hai risparmiato neanche Sodoma e Gomorra, che c'era Abramo a intercedere per loro? Cosa risparmi, Ninive? Che poi la brutta figura ce la faccio io, cioè la brutta figura ce la faccio sempre io. È per questo che fuggivo a Tarsis, perché avevo capito tutto, che tu sei il Dio misericordioso, che sei un sentimentale, che ti commuove vederli pentiti. E intanto io sono il profeta di sventure che minaccia ferro e fuoco, laggi laser, cagate di piccioni e tutte queste disgrazie poi non si avverano. Adesso però fai morire pure me, sì, perché adesso fai morire pure me e la facciamo finita con questa storia. Giona, imbufalito come una tigre, inviperito come un bufalo e come certo non si addice a una colomba, uscì sbuffando e strepitando come una locomotiva da Ninive, la grande città, e si sedette imbronciato come un tricheco a est delle mura. Io di qui non mi schiodo. Adesso voglio vedere cosa succede in questa città. Ora dovete sapere che Giona non aveva scelto proprio il posto migliore in cui sostare. Se nella panza del pesce aveva patito l'umidità, ora si trovava in una piana arida come il cemento e con il sole a picco che gli bruciava la pelata. Allora il buon Dio fece crescere una pianta per far ombra a Giona, una pianta di zucca. Zucca sarai poi tu, io sono una pianta di ricino. Giona era così contento della sua zucca. Ricino! Giona era così contento della sua pianta alla cui ombra poteva godersi come una sopopera le vicende di Ninive. Ma il giorno successivo il buon Dio mandò a rodere la pianta un verme. Buona questa zucca! Sono un ricino! E la pianta si seccò. Giona, per l'ennesima volta, se la prese a morte, che stare all'ombra della pianta gli piaceva proprio tanto. Ora i raggi roventi ripresero a tostargli la pelata
E come se non bastasse, il buon Dio fece soffiare da oriente un vento caldo e afoso. Giona, grondante, tolitre di sudore, era lì lì per svenire. Meglio per me morire che vivere. Giona! Pua, questa volta non ti rispondo. Giona, ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino? Sì, è giusto. Ne sono sdegnato da morire. Ora lasciami morire in pace. Come se morendo non dovessi poi vedercela con il Padre Eterno. Comunque, grazie a Dio, a me sta zucca è piaciuta proprio tanto. Questa storia si conclude in modo inaspettato. Perché in realtà non si conclude. Il Santo Signore Benedetto avrà l'ultima parola, e chi se no. E noi tutti ci aspettiamo che tiri due legnate a Giona e lo rispedisca senza sé e senza ma a Gerusalemme, o solo Dio sa dove. E invece no. Il Santissimo conclude questa storia con una domanda. Poi la fine che ha fatto Giona la lascia alla nostra fantasia. Tu hai pietà per quella pianta di ricino che non hai piantato, né innaffiato, né coltivato, che io ho fatto crescere in una notte e in una notte seccare? E senti un po', vecchio amico Giona, io non dovrei avere pietà di Ninive, la grande città, così piena di persone, di bambini, che non sanno ancora distinguere la destra e la sinistra, e di animali,